Io, mamma che faccia sbattuta, va bene. Allora, mi scuso per lo strido del cavolo, questa faccia sbattutissima, sono le 10 di sera, però dovevo farlo subito, questo video recensione a caldo, volevo farlo fuori dal Cimena, però c'era troppa gente, insomma, anche io ho dei limiti. Del buon gusto, diciamo. E niente, sono appena tornata a casa, sono andata al cinema, The Space Cinema di Verona, che è alla Grande Mela, e ho visto il concerto dei Queen, Queen in Bohemian Night, no, A Night at Bohemia, scusate, e cioè il concerto che hanno tenuto alla Hammersmith Odeon a Londra, la vigilia di Natale del 75, in diretta sulla BBC. E il motivo per cui ci sono andata è che ho vinto un biglietto. Biglietto dorato, è arancione, però in realtà è un biglietto dorato. E tutto questo per dire, Queen, A Night in Bohemia, sicuramente si vedrà storto, ma voi immaginate. E mi hanno anche regalato la locandina che andrà a sostituire questa di Hungaria Rhapsody. Ciao, siamo io e Freddy. Vedete, questa piccolina e diventerà questa grande, anche perché questa è cartonata. Questa invece è una stampa. Anche questa l'avevo vinta con un contest su Facebook. Ah sì, ecco, stavo dicendo, ho vinto il biglietto. E su Facebook, sulla pagina di Killer Queen, che è una tribute band dei Queen, quindi ovviamente io vi invito a seguirli, non solo perché ho vinto, ma perché io appunto già li seguivo, li ho già sentiti una volta sicuramente, due forse volte. E insomma c'è stato questo contest, bastava iscriversi e poi mi è arrivata la mail. Un attimo cambio braccio perché poi mi è arrivata la mail che avevo vinto, io pensavo avessimo vinto in 500 tutta Italia, invece abbiamo vinto in 20 in tutta Italia, incredibile. Piccola Lappi ha vinto, il che mi preoccupa alquanto perché non è normale che io vinca qualcosa. E insomma, no, ricambiamo. Mi piace così. Vabbè. Ok, fate finta di non vedere la faccia. Fate finta che sia la radio, sentite solo la voce. E quindi niente, li ringrazio infinitamente perché non so, era un segno del destino, evidentemente. Perché questo mi sembra che sia il terzo concerto dei Queen. Mi sembra di sì, che passa al cinema. E gli altri ovviamente volevo andarli a vedere, però non ci sono mai andata perché non veniva nessuno con me. Bastardi, amici bastardi! Invece questo si vede che era proprio un segno del destino, cioè della serie ci devi andare, perché insomma, col biglietto regalato, vero, non potevo non andarci, quindi. E quindi grazie, grazie, grazie. E vi consiglio di andarci. Sarà al cinema, vabbè, oggi è 16, è già andato, 16, 17, 18 maggio. E su Facebook avevo messo, sulla pagina Facebook avevo messo il link con un articolo che ne parlava, dove ci sono anche, c'è il link per vedere in quali sale, insomma, viene proiettato. E ve lo consiglio tantissimo perché prima c'è un documentario di un quarto d'ora con filmati d'epoca, molto bello. Ovviamente il concerto è meraviglioso, cioè sembrava di essere lì, quando finivano le canzoni sembrava, ti veniva proprio da applaudire, cioè, avevo il cuore che mi palpitava, mi sembrava di essere lì, emozionantissimo. E una platea di mummie, al massimo qualche piedino che batteva, ma vabbè, insomma, me lo immaginavo che nessuno si sarebbe alzato a cantare a squarciagola insieme a me. E però mi ha fatto piacere vedere anche qualche giovane ventenne, quindi bravi, state crescendo bene. E ogni tanto cambio mano perché sennò mi viene una paresi. E cosa stavo dicendo? Vedo il video che comincia a rallentare, cioè non è un buon segno, ma va bene. È lo stesso, dai, andiamo avanti un attimino ancora. E cosa devo dire? Che appunto il concerto è bellissimo. E poi vabbè, se leggete l'articolo su Facebook, se andate a vederlo, poi vi raccontano un po' la storia. Comunque, anche le canzoni che cantano sono tra le mie preferite perché praticamente era il concerto, diciamo, collegato all'album Night at the Opera, che è il mio album preferito, quindi ci sono tante tra le mie canzoni preferite, tali quali The March of the Black Queen, che c'est moi, The Black Queen,
E no, così, tanto per dire. E insomma ve lo consiglio, andate, approfittatene, perché è un'emozione, cioè anche se è sullo schermo, a parte che tutti i filmati per il cambio mano, tutti i filmati restaurati in Super Dolby, cioè ci sono dei cori che si sente freddi davanti e freddi dietro nel coro, la platea che batte le mani, sembra proprio di sentirli davanti a te, cioè è fatto molto bene. E poi appunto anche se su schermo però sembra di averli lì, cioè ti viene proprio da applaudire. Non so, non so, sarà io che sono sensibile, I don't know. E niente, volevo fare la recensione così a caldo, la carico subito, così vedete anche che sono viva, più o meno viva, e vivacchio diciamo. E basta, perché se no viene lunghissimo, finisco di caricare tra una settimana, mio fratello si arrabbia perché gli occupo. E niente, io e Freddy, mamma quanto era figo negli anni 70, mi piaceva un casino. Cieco, vabbè, che non si vede, quel capello lungo, l'occhio truccato, col kajal kajal, come si dice. Cioè proprio da Dio medio orientale, ma negli anni 70 piaceva un casino. E vabbè, niente, basta. E se qualcuno è andato a vederlo, ditemi. Siamo una bella grande famiglia, e ci ho baciati, e God save the Queen.